Blindo Studios presenta. Pronto. Pronto, Cinzia? Sì. Senti, io sono sempre stato un tuo grande ammiratore, insomma, appena t'ho vista, a Grande Fratello, insomma. Ora che sei uscita, Cinzia, sei una bellissima ragazza, mamma mia. Mi intrighi parecchio, senti. Perché ma oggi io, si... guardi, lei forse si è sbagliato, io sono altra tutta. Ma che voce ti è venuta, Cinzia? Strano, perché avevi una voce diversa. Comunque va bene lo stesso, Cioè, a me, insomma, mi piaci, sei bella, c'hai quelle belle labbra, quel petto fluente, un po' vabbè, aiutato, Sì, va bene, io c'ho da mangiare, scusi. Cinzia! Sì. Dai, ven via, ora mi andare con Guido, via! Ma che gente c'è nel mondo, la Cinzia la mi rifiuta, La Cinzia, no. Questa era tutt'altro che quella lì. Vabbè, riproviamo. No, era tutt'altro. Questa è una madre di famiglia. Sì, mi sono sbagliato. Ho fatto un errore. Un errore. È un errore. Può capitare, no? Il Grande Fratello. Nulla. Ma Cinzia! Rispondi, no? Cinzia! Questo non mi vuole. E io che non ho parlato tanto bene. La gente a dire, lei è scema, lo so, però, insomma, lei è buona, bella. No, niente. Niente. Non mi risponde più. Peccato davvero. Dai, su. Senti come insisto. Su. Ma senti, insisto. Vai, su, risollevamelo. Tu. No, Pronto. Pronto, signora Cinzia? Sono la 59. Lasci stare il G, capito? Ecco, è mio. Magari. No, voglio dire, andiamo avanti. Lo vedi? La 59. Quella lì è segnata, almeno per noi, per noi è segnata come 59. Andiamo, sì, basta con queste donne, basta. Tanto poi alla fine gioie e dolori. Sì. Andiamo qua. Sì. Qui c'è nessuno, Comunque c'è nessuno. No, via. Ho capito. Basta così. Andiamo da qualcun altro. Sì. Tac, tac, ticca. E poi tic, tacca. Sì. Ecco fatto. Vediamo se qui c'è qualcuno. Queste donne. Ma io mi domando e dico. Ma anche questo assente. Prima ho trovato le persone in questo posto. Vabbè, ho capito, qui non c'è nessuno. Andiamo avanti, dai. Questo è il minimo che si possa fare, essendo in diretta, senza rete, senza rate. Senza rote. Pronto? Buongiorno. Chi parla? Senta, vorrei parlare con Ottorino. Senta, lei chi è? Ecco, la vedova dice sempre così, vero? Signora, mi dica la verità. La vedova dice sempre così. Senta, lei chi è? Ma non sa che Ottorino è morto da 12 anni e così via, no? Fa per dire. Signora, ho capito. Che ci posso fare io? Mi dispiace, ma sono le cose della vita. Ma chi parla? Se io lo sapessi, io non so, io ho perso la memoria e non so perché, io ho chiamato Ottorino. Ecco, vedi la signora, ha riattaccato. Abbiamo capito che Ottorino è morto da tempo, Quando ha fatto. In quel modo lì, ma chi parla? Ma come si permette? Ma non sa, bla bla bla. E lo lascia sull'elenco Ottorino, non è colpa mia se lasciano Ottorino sull'elenco, vero? Non è colpa mia. E io vado avanti e sì. Ho perso la memoria. E si poteva
intavolare un discorso, purtroppo la signora ha riattaccato, e sono di quel tipo lì anche. Da queste parti è una zona un po' aspra della Toscana, un po'. Pronto? Sì. Buongiorno, signora. Buongiorno. Vorrei parlare con Pier Alberto. Glielo passo. Grazie. Sono il suo carissimo amico. Pier Alberto. Dai, vieni, caro. Che voce avrà Pier Alberto, secondo voi? La voce grossa, fine. Sarà gay? Sarà invece eterosessuale, sposato, non sposato? Sarà il marito di questa signora? Sarà il figlio? Che sarà? Voi intanto fate le vostre congetture e tra poco sapremo qualcosa di lui. Pronto? Eccolo. Pronto, Pier Alberto? Sì. Ciao, come stai? Bene. Mi fa piacere. Sì, no, c'ho l'influenza. C'ha l'influenza? L'influenza a volte, sai, di questi tempi, questi cambiamenti di stagione, questo freddo improvviso, vero? Chi è che parla? Senti, io sono Tito. Chi? Tito. Chi è? Tito, sono un... Vedi, te non mi conosci, ma ci siamo... Cioè, io ti ho visto. Ti ho visto, guarda, sei il top, veramente. Boh, un uomo, guarda, influenza, guarda, ascolta, sei, lo so che sei un gran bell'uomo, capisci? Sì, ma chi è lei? Io sono Tito, il tuo Tito, se vuoi sono tuo, quando ti rimetti dall'influenza, io sono tutto tuo, puoi fare di me ciò che vuoi, ma sei contento? Ma parlici te. Pronto? Pronto, signora? Che desidera? Lui ho sentito che ha l'influenza. Mi dispiace. Parlo con lei, signora, posso? Siamo uno peggio dell'altro. Anche lei c'ha l'influenza, signora? Siete influenzati? Senta, signora, no, guardi, si tratta di questo. Pier Alberto è una persona, un uomo veramente che mi è piaciuto subito. Quando l'ho visto, ho detto, guarda che bell'uomo rude e solitario. Non sapevo se fosse sposato o meno, ma non importa. Io, signora, le chiederei il permesso di poter avere dei rapporti sessuali con lui. Va bene. Se va bene. Mi piace, io glielo cedo. A me mi piace, signora, mi piace va tanto. Bene, me lo cede? Bene. Ciao, bene. A presto, passerò dopo l'influenza. vabbè, me lo cede, sì, che vuoi, sarà un rosticcio anche l'omino lì, anche lei, però, non è che sia, fra tutte e due, vabbè, basta, andiamo, sì, sapete la mia fissazione sui nomi composti, Pier Francesco mi fa subito venire a me, è vero, una cosa così. Telecom Italia, cosa vuoi da me? Vuoi qualcosa da me? No, e allora vattene. Quindi andiamo da qualcun altro. Sì. Ma abbi pazienza, sì, certo. Sì. L'influenza. Sai, hai avuto una lucciola. Una lucciola duodenale. Una lucciola duodenale. Mamma mia. Via, su, dai. Vediamo un po'. Dove sono? Sono tutti in campo. È una zona un pochino... Come si può chiamare sta zona? Un po' ghiozza, sì, abbastanza. Di una Toscana, diciamo, un po' nascosta tra le pieghe. Di che? Tra le pieghe, peccato. Questa si chiamava Imola. Mi piaceva Imola. La signora Imola, vero? Sì, è bello. Vabbè, non importa. Non importa se va da un altro. Sì. No, beh, guarda, figurati. Mm-hmm. L'ova in testa non se le sono messe e, insomma, anche ora mi sembrano un pochino distaccati dalla realtà, vero? Pronto? Pronto, buongiorno. Marcello? Sì. Ecco, sì. Io ora qui devo venire, dobbiamo chiarire quella faccenda, Dobbiamo chiarirla in tutti i modi, perché io non posso più vivere così, non posso nemmeno più guardare in faccia mia moglie, capito? A me non si può andare avanti così. Non si può andare avanti così, Marcello. Sì, ma chi è che parla? Chi è che parla? Come chi è che parla? Ma ha sbagliato il numero. No, Marcello. Io ho saputo tutto, io adesso so tutto. Quindi è inutile far finta di... eccetera, eccetera. Io so tutto. Ma io...
Sì, se io non so nulla, dice lei, eh? No, scusi, vabbè, non importa. Marcello sono, ma... Sì, Marcello è, e Marcello resta, capito? Quindi non è che possa essere un'altra persona che si possa nascondere dietro un dito. Non può farlo. Lei è Marcello, io sono Arturo, e quindi a questo punto ci siamo presentati. Sì, però qui abbiamo una cosa in comune, noi abbiamo una cosa in comune. Va bene? Io non, guardi, lei io forse penso, dice di no, sì, sì, però abbiamo una cosa in comune. Purtroppo, quella no, cosa che abbiamo perché... in comune è mia moglie, capito? È mia moglie. Sì, ma cognome quindi, mio, lei, lei si, eh? Cognome mio, qual è? Perché non lo sa? No, io lo ah, so, ma io vedo anch'io, anch'io lo so, anch'io lo so. Tanto ci vediamo lì in via Trieste prima o poi, vengo, eh? Non si preoccupi. Comunque, il discorso è questo. Purtroppo è la mia di moglie che abbiamo in comune, non la sua, capito? Perché io mi sono sempre tenuto lontano dalle mogli degli altri, ecco. Cosa che evidentemente non ha fatto lei. Ma scherzo, fa per davvero. Io fa per davvero, no, scherzo ormai io su queste cose, figuriamoci. E ci mancherebbe altro. Che io scherzassi su una cosa del genere, eh? Ma io sto all'oscuro di tutto, ma mi... ma sì, all'oscuro? Numero. Cosa vuol dire all'oscuro? Che lo fate a luce spenta? No. Ah, no, ride. Ma mi ride, dia una cosa, ride ma... l'incosciente, cioè, ride, ma ride. Il mio nome, ma il mio nome non serve il mio nome basta, perché io adesso ci siamo un disguido. No, 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 non si chiama Guido, né disguido. Si chiama proprio Marcello, perché io so tutto. Mia moglie ha confessato. Mi ha detto nome, numero telefonico, tutto quanto, anche indirizzo, via Trieste. Via Trieste, quanti Marcelli ci saranno? Voglio dire. Allora, ora, a questo punto, a questo punto, io, guardi, sono più propenso a dire, lei me lo dice chiaramente, me lo confessa, dice, vabbè, fra uomini può anche darsi che succeda, a me basta che non succeda più, me lo dica sinceramente. No, ma io non ho nulla da confessare a nessuno, ma no, nessuno me lo dica sinceramente. Niente, vede, questo è l'atteggiamento più sbagliato. In queste circostanze lei mi deve dire guardi sì è vero Arturo è vero sono stato con sua moglie lei, e me lo dica io non conosco nessuno ma questo è davvero ma guardi questa. Guardi lei ha una moglie per caso? Certo. E che se scoprisse che qualcuno va a letto con sua moglie come si comporterebbe? Ma io non so dare nessuno no ma... no come si comporterebbe mi dica come si comporterebbe lei farebbe come ma me lei, o anche peggio so, forse lei abbia aria di scherzare perché no guardi no, lei ha una relazione con mia moglie Teresa, va bene? Teresa. Sì, è Teresa. Guarda, fa finta anche di non conoscerla. Fa ma anche finta di non conoscerla. Senta. Ma incredibile. Ma che persona è? Ma che gente io, c'è nel mondo? Normale, ma che gente c'è nel mondo? Mio? No, come io sono normalissimo, sono solo un po' cornuto, ecco, questo lo devo ammettere. Ma Teresa, mia moglie, Teresa, sì, io sono Arturo. Conosco. Io mi chiamo Arturo, va bene? E mia moglie si chiama Teresa. Altri. Ecco, caro signor Marcello, io avrei più piacere, guarda, che mi dicesse. Sì, è vero, da questo momento chiudiamo la cosa. Le palle grosse. Le palle? No, sono balle. Ah, ho capito, palle. Sono balle? Sono balle quelle che mi dice lei. Ma no. Allora, io la metto a confronto con mia moglie. Le porto mia moglie. Ci incontriamo tutti e tre, io lei e mia moglie ne parliamo e facciamo un confronto all'americana e vediamo un po'. No, come si chiama di cognome? Lo so e non voglio che lei lo ripeta perché per telefono i cognomi io non li faccio mai, non si preoccupi. Guardi lei signor Marcello, faccia una bella cosa. Noi ci incontriamo, mi dica lei dove, oppure veniamo a casa sua o viene lei a casa mia e ci confrontiamo serenamente. Senta. Cioè, io le faccio vedere mia moglie, lei mi deve dire in faccia a mia moglie, deve smentirla, deve dire io questa donna non la conosco. Lo faccia se ce la fa, c'ha il coraggio, eh? Coraggio. E poi vediamo, questa ha il coraggio di negare di fronte a mia moglie. Mia moglie è il corpo del reato, ha capito? Con nessuno. Lei ora dovrà rispondere di quello che ha fatto, e anche di violazione di domicilio perché è venuta in casa mia a fare queste sporcaccionate. Ma... quindi diventa anche violazione di domicilio. Lei mi sembra andare di fuori. Eh? Lei va di fuori. È domazione di violicidio. Allora. Com'è? Lei, io non sono quello che cerca lei. Lei è, ne sono più che sicuro. Mia moglie non può dire una cosa per ma un'altra. Cosa fa? Mi dà il suo nome per coprire. Ma davvero, io non ho niente da vedere né con lei né con la sua moglie, non lo conosco nemmeno. Ma sta a scherzare lei o no? No, io non scherzo, perché allora se scherzassi, l'avrei già detto, signore, uno scherzo finisce qui. No, caro signore, non finisce qui, ha capito? Perché è mia moglie. Quando mi ha detto il suo nome, non avrà detto il suo nome per coprire qualcun altro.
spero almeno che non sia così, mi dice, sì, può aggirarsi, e mi dà il suo nome, e come saprebbe il suo numero telefonico, per esempio? Come lo saprebbe mia moglie? Perché voi vi telefonate per prendere gli appuntamenti, no? Quali? Quelli per trombare, caro signore. Si è divertito, almeno si è divertito almeno, spero proprio di sì, se no non sarebbe valsa la pena. Ma stia tranquillo piuttosto. No, io non sto tranquillo. Perché sono le cose veramente da vedere, come c'è da cercare proprio. Ah, come dire, che queste non sono le cose importanti, ci sono cose più gravi. Ah, lo so anch'io, ci sono cose più gravi, ma questa mi tocca da vicino, capisce? Mi tocca personalmente, e questo non posso farlo passare. Io non gliela posso far passare liscia, signor Marcello, non gliela posso far passare liscia. Ma dice, allora mi passi sua moglie così parlo allora, anche con lei. Se lei ha coraggio, mi passi sua moglie. Non ha coraggio, vede? Lei ha paura che dica tutto ma a sua moglie. Ma mi passi sua moglie. Allora me la passi. Ma per fare che cosa? Perché così parlo, ha paura. Ha paura che io. Vede che lei è in fallo? Lei è in fallo. Io so esatto, sì. No, in fallo, fallo. Ha capito? Il fallo che lei ha dato a mia moglie, ha capito? Mi faccia che vuole, va bene. Mi passi sua moglie. Guardi, sì, la coscienza sì, ma le cosce no. Tutto. Mi passi sua moglie. Lei sta scherzando, gli è andato. Un nome così per caso. Un nome per caso, come ha fatto a capire? No, volevo dire, guardi, in realtà lei con mia moglie non ci deve più andare, me lo promette? Me lo promette? Lei mi prometta che non va. Mi fanno adesso questo discorso, perché io sono a posto, lei faccia il suo passo, poi rispondo io, poi vedere che viene fuori. Arrivederci, grazie. I miei passi li faccia verso casa sua. Che stronzo è questo. Ha ragione, però. Sì, io lo richiamo perché magari poi potrebbe rispondere anche la moglie. No? Povero uomo, che ha ragione lui. Pronto? Pronto, signora? Pronto? Chi è? Sì, signora, buongiorno. È la moglie di Marcello? No, sono la figlia. Ah, la figlia? Sì. Ma pensavo fosse la moglie, perché mi parlava della moglie, Marcello, eccetera, eccetera. Ma scusi, siccome Marcello mi ha appena telefonato, però non ho capito che cosa volesse. Mi diceva che io ero andato a letto con sua moglie, ma siamo matti. No, ma guardi. Dice che io mi chiamo Arturo. Dice, lei Arturo è andato a letto con mia moglie, e questo e quell'altro, mi ha fatto un discorso. Ma scherza davvero? No, guardi. Sta scherzando, mi dica, è uno che fa degli scherzi telefonici di suo padre? No, ascolti un attimo. Lei è la figlia, vero? Guardi che mio babbo ha capito allora invece l'esattamente contrario. Ma avrà capito male, perché è lui che mi ha accusato di essere andato a letto con suo padre. Si figuri se io vado a letto, via, parliamoci chiaro. Lei signora o signorina, non lo so, signora. No, io sono signora anche. Signora, ecco, guardi, che questo Marcello mi ha fatto una testa grossa così, dice che ha scoperto che sua moglie ha confessato tutto, ma non è vero, ma avrà sbagliato persona, avrà preso un nome sull'elenco, che ne so. Lei, ha cercato un Arturo sull'elenco e via. Sì. Ma chi telefonato? Lei ha telefonato io, la persona, io ma non ho telefonato. Io non ho telefonato, è lui che ha chiamato me. Capisce? Ha chiamato me, certo. Io poi ora ho richiamato perché ho visto il numero, ho richiamato perché volevo chiarire la faccenda. No, ovviamente ha chiamato lei. No, ha chiamato lui. Non dia retta a lui, che forse mi sta facendo uno scherzo, non so. Ascolti, ma guardi, è uno che gli scherzi li fa. Non sono andato a letto con nessuno e non ci si conosce nemmeno. Guardi, io non sono andato a letto mica con nessuno. Ma nemmeno mio babbo, nemmeno io. Ma che gli ha detto nulla il suo babbo? Lui diceva che io ero andato a letto con sua moglie. No, ma lei cioè con sua madre. Io sinceramente non la conosco nemmeno. Non la conosco nemmeno. Non so nemmeno come si chiami. Nemmeno io, quindi. E allora scusi, perché lui mi fa queste accuse? Perché mi fa queste accuse? Ma non gli ha fatto. Ha detto che vuol fare i suoi passi. Ma io non lo so mica. Ma cosa mette in mezzo queste cose qua? Probabilmente sta facendo uno scherzo telefonico. Ah sì? Probabilmente. Io sto facendo. Ma se sono stato io chiamato e ora ho richiamato io perché volevo chiarire la faccenda. No, ascolti, qui c'è stato un disguido. Qui nessuno è andato a letto. Ma anche lui mi ha parlato di disguido. Ma chi è sto Guido? Voglio dire. No, ma parliamoci.
No, guardi, signora, io ribadisco, mi chiamo Arturo e non sono andato a letto con nessuna moglie di nessun altro. Nemmeno noi. No, lei non credo, signora. Radio, televisione? Comunque, ma quale radio e televisione, signora? Ma che radio e televisione? E magari... Qui c'è una bambina piccolina che sta dormendo. Ora, per piacere, se non telefona più... Non è figlia mia. La ringrazio. Non ho fatto niente. È figlia sua. Signora, io sono mai venuto a letto con lei? No. Vede che non ci vado a letto con le mogli degli altri? No, ma ci mancherebbe. Ora, per piacere, se un telefono a più, perché se no si sveglia. No, dica a suo padre di non chiamarmi più. No, non la chiama più. Insomma, voleva che io giurassi che non ci andavo più con la sua moglie. Guardi, sono rimasto male. Mi è preso anche... C'ho un soffio al cuore io. No, per carità, non ti preoccupi. Va bene? Benissimo. Non mi chiama più, vero? Va bene, a posto. Brava. Signora, io la ringrazio, lei è stata veramente gentile, ma lui no, eh? No, va bene. Io con la sua moglie mai fatto nulla. No, ma ci credo. Io dico a Marcello, io non c'entro nulla. Sarà stato qualcun altro. Signora, mi saluti la bambina. Va bene. Buonanotte. Arrivederci. Vedi, con le persone con cui si può parlare e si può avere anche un colloquio sereno e pacato, almeno ci si può anche spiegare, no? Bah, dignete. Non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...